mattina, siamo giunti al nostro secondo appuntamento con Manfrediano. Ecco, oggi sai dove ti porto? Dove mi porti? Ti porto presso i lavori di Penelope. Conosci Penelope? Certo, chi non conosce Penelope? Povera regina, aspettava il suo Ulisse e per non andare in sposa ai proci, che faceva? Tesseva una tela e poi di notte la disfaceva perché non voleva assolutamente sposarsi con i proci, ma attendeva il suo innamorato, Ulisse. Ecco, andiamo all'interno di questa bellissima merceria e ti faccio vedere delle cose bellissime. Ci stai? Certo. Andiamo. Bene Elisabetta, siamo all'interno del negozio di lavori di Penelope, questa bellissima merceria al centro di Manfredonia, in via Civescovado. Questa è una delle vie principali di Manfredonia che si intersecano con Corso Manfredi, Manfredi, la nostra trasmissione. Che bellissima merceria. Tu sai cucire? E come? Ho persino il dito bucato, se lo può vedere, perché non utilizzo il ditale. Anche io non lo utilizzo, ecco. Non mi trovo. E siamo con la sua titolare, Sipontina. Ciao Sipontina. Ciao. Intanto complimenti per la tua merceria, è stupenda. Vedo che grazie. Hai degli oggetti, delle stoffe molto molto originali, i filati, insomma... Sì. Ecco, dicevo, partono da qui i progetti realizzati poi dall'associazione La Fenice. Abbiamo qui anche il suo fondatore, Nico Di Candia, Domenico Di Candia, per gli amici Nico. Ciao Nico, fatti vedere, vieni qui davanti. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Nico, tu sei stato fondatore di questa importante associazione La Fenice, un'associazione culturale, sì, di promozione di eventi e tutto il resto, ma negli ultimi anni ti sei concentrato molto sul carnevale, avendo realizzato degli abiti bellissimi che hanno anche vinto dei premi importanti. Ecco, parlaci della tua associazione. Niente, la mia associazione è nata nel 2012, organizziamo eventi, abbiamo fatto Miss Italia, abbiamo fatto il più bello d'Italia e poi sono addentrato nel carnevale nel 2017. È stata la mia prima esperienza con il primo gruppo. E via negli anni. Nel 2019 è stata una bellissima esperienza perché ovviamente abbiamo vinto sia il premio Tinella Capursi e sia il carnevale proprio. Con in questi anni da che cosa vi nascono le idee di realizzare poi dei vestiti che ti hanno consentito di vincere un premio così importante? Beh, le idee nascono così anche un po' per caso, come quest'anno, che l'idea è nata così, senza tante pretese. Però diciamo che ci pensiamo prima che possa avvenire il carnevale in sé per sé, perché noi partiamo molto prima, anche se poi alla fine ci riduciamo all'ultimo momento. Tra l'altro volevo dire una cosa importante, nel 2019 abbiamo partecipato anche a un progetto finanziato dalla Regione Puglia, con il quale siamo stati ammessi appunto a dei fondi con un interscambio con la Grecia. Purtroppo adesso è tutto fermo per il discorso Covid. Il nostro progetto è stato molto apprezzato, ci siamo seduti anche a tavola con i carnevali più importanti della Puglia. E il nostro progetto si chiama La Fabbrica del Carnevale. Vabbè, è inutile che mi dilungo perché è un bel progetto. È un bel progetto di cui poi ne parleremo nel futuro. Elisabetta, ti ho visto molto attenta ad ascoltare Nico Di Candia, insomma, una persona importante, sì, di Manfredonia. Ed ero anche curiosa se c'è, oltre quest'abito che poi andremo a vedere più da vicino, più dettagliatamente, qualche abito che ti è piaciuto particolarmente, che avete realizzato? A prescindere di questa edizione, di questo carnevale smart, ovviamente l'abito più bello che mi è piaciuto di più è quello con cui abbiamo vinto il 2019, che è la giungla. Gli abiti in sé per sé erano tutti belli, però quello che diciamo mi è piaciuto molto è quello di Madre Natura. Ecco, i laboratori di Scarsareggio, in effetti il carnevale potrebbe diventare una fucina di lavoro per Manfredonia, non soltanto durante il periodo carnevalesco, ma per tutto l'anno. Ci si dovrebbe ingegnare e organizzare meglio, che ne dici? Questo è un gran problema, perché anche io ho proposto, come giovane nel settore del carnevale, di fare anche il museo del carnevale, cosa che tutti, diciamo che i carnevali più importanti hanno, basta vedere per esempio Viareggio, che comunque sia anche in questo periodo di pandemia hanno realizzato i loro carri e ce l'hanno lì, anche perché poi tra l'altro organizzare una struttura e mettere in esposizione tutti gli abiti, tutti i carri, i gruppi, fare questo bellissimo museo porterebbe turismo a Manfredonia.
Certamente sì, perché siamo comunque sul Golfo di Macedonia, abbiamo una posizione geografica invidiabile. Intanto qui c'è l'abito che avete realizzato per la edizione smart di questo carnevale. Sì. E non poteva mancare il riferimento al Covid, che è l'argomento ovviamente di cui si discute da un anno e mezzo oramai, non c'è giorno che non si parli di Covid. E quindi avete realizzato questo abito soltanto per l'esposizione, perché quest'anno, ricordiamolo, chi ci ascolta, non si è potuto. Non si è potuto, no. Ce lo descrivi? Sì, praticamente quest'anno, sentendoci con gli amici, che cosa facciamo, che cosa non facciamo, abbiamo deciso di fare, di fare un attimo il tema sul Covid. Abbiamo interpellato una mia cara amica, che non è altro che la disegnatrice di questi vestiti, Valentina La Terza, e ci ha, su nostra indicazione, ci ha realizzato questi bellissimi abiti. Gli abiti ne sono due che abbiamo prodotto, un maschio e una donna. Ovviamente per motivi logistici e di spazio abbiamo preferito portare soltanto la donna. Questo abito rappresenta l'Italia dal 2020 nella transizione 2021, sperando che il Covid possa finire. Abbiamo rappresentato un attimo l'Italia geograficamente parlando con le colorazioni che ci erano state assegnate, quindi rosso, giallo e arancio, e praticamente tutti i veli che ci sono intorno rappresentano l'arcobaleno, per cui la transizione a un futuro migliore. Elisabetta, io ti vedrei benissimo. Sono molto incantata per i particolari, perché come si può vedere c'è anche il coronavirus. Sì, abbiamo realizzato il coronavirus, abbiamo realizzato i vaccini, abbiamo realizzato un po' di particolari. Speriamo che l'anno prossimo possa riprendere il carnevale, possano riprendere le sfilate, possa riprendere anche la realizzazione dei carri allegorici di Manfredonia. Tu devi sapere che Manfredonia è entrata nella storia per la realizzazione dei carri bellissimi, insomma, non siamo neanche secondi a Putignano, per dire. C'è stata una lotteria a Manfredonia nella quale siamo rientrati, via Reggio, Venezia, Manfredonia, c'era dentro Putignano. Quindi abbiamo una tradizione carnevalesca molto molto importante, che speriamo possa perpetrarsi a lungo a partire dall'anno prossimo. Ecco, io direi a questo punto di salutare i nostri. Il migliore augurio che possiamo fare è questo, e che la tradizione continui e che possiate realizzare degli abiti sempre così belli, e che questo virus ci abbandoni finalmente. Quanto prima, infatti. Ecco, io ovviamente mi unisco all'esortazione di Elisabetta. Nico, ti chiedo sempre di metterci dell'impegno, perché sei una persona con tante idee. Grazie. E soprattutto sei una persona che ama Manfredonia. Quindi noi abbiamo bisogno di gente come te, che ha a cuore Manfredonia e che possa valorizzarla nel tempo, anche perché per noi gli anni stanno passando. E quindi tutto ciò che noi abbiamo imparato dobbiamo trasmetterlo a quelli che vengono dopo, e speriamo che abbiano la stessa passione che ha connotato noi stessi durante questo tutto tempo passato, ovviamente. Grazie Nico. Grazie a voi. E grazie Signatina. Grazie a voi. Grazie.